e quindi accettano i nostri numeri così come gli altri. Sono anche i dati MIUR di luglio sul numero di milioni. Un'altra cosa curiosa che però a me aveva colpito e che però mi aveva anche un po' convinto che in realtà Profumo avesse firmato quella bozza di decreto, è che quando lui spedisce la richiesta al MEF di assunzioni del personale ATA, indica anche i numeri del personale idoneo che praticamente è coinvolto in questa operazione. Sì, non il numero degli idonei. Infatti questa cosa, sì, se mai hai capito, cioè, il senso è questo, nel senso che all'amministratore dell'economia lo spedisce, infatti, spedisce non la richiesta semplice di autorizzazione, spedisce il numero complessivo nostro. Hai capito? Comunque è importante. Ma il problema non è il vostro numero complessivo, è il problema del numero in organico degli ATA che devono, su quali voi dovete andare, perché quello è l'elemento. Sì, 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 però noi già lo sappiamo, cioè non è che a noi ce l'hanno detto, ce lo siamo inventato, sono numeri che noi prendiamo da altri, dalla CGL come dal Ministero. Per quanto riguarda, quando ha sentito chi è, ci siamo presentati come assistenti amministrativi, ha detto, voi siete già stati penalizzati dalla mobilità professionale ATA, i collaboratori. No, lei l'ha detto, bravissima. Ha detto, guardi, dottoressa, noi lavoriamo da 12 anni e personalmente l'anno scorso abbiamo sempre preso contratti dal 1 di settembre al 31 agosto. E l'anno scorso ho preso un TFR di 6 anni di seguito, quindi ma lei sta lavorando? No. E che cosa vuol dire questo? Se passano anche gli inidonei, voi andate a casa definitivamente e cancelliamo così il precariato. No, no, la questione precaria è importante. Vorrei aggiungere che abbiamo sottolineato intanto che la dispensa era un nostro diritto e anche questo loro hanno detto che è vero, insomma, ne terranno conto, perché anche questo noi glielo abbiamo spiegato. E oltretutto, mentre ci salutava, io e Adriana abbiamo parlato degli idonei, abbiamo detto voi ci vedete ma non sapete quello che c'è dentro di noi, abbiamo spiegato delle malattie e lei è rimasta un po' così, perché noi siamo affetti da malattie serie, spostarci diventa veramente complicato per la nostra esistenza e soprattutto siamo quelli che mandano avanti, che vigileranno i laboratori e solo lì noi riusciamo a riconquistare il diritto a vivere. Questo lei, abbiamo detto appunto che noi abbiamo trovato la soluzione delle funzioni strumentali, gliel'abbiamo detto, non è che non gliel'abbiamo detto. L'abbiamo detto delle funzioni strumentali e del risparmio di spesa che in realtà questo, loro facendo questa operazione non avrebbero avuto. E infatti devo dire che era molto 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 disponibile, trovavamo la persona e umanamente c'era. Si è messa lì a prendere i numeri. Hanno detto che hanno bisogno di essere più istruiti su questa cosa. E quindi Anna Grazia si è presa, ha dato proprio Anna Grazia la mele, gliela ha data lei, gliela ha scritta lei. Quindi voglio dire, noi i passi che stiamo facendo mi sembrano veramente importanti. Io capisco che siamo stanchi, voi venite da fuori, noi siamo in idoni e le patologie, anche se ci vedete qui sempre sorridenti, anche oggi ho chiesto scusa con qualche collega, sono stata un pochino, però siamo molto stanchi. La fatica la fanno soprattutto i romani che vengono ai sit-in, che si fanno tutte le cose. Chiaramente i colleghi che vengono da fuori, poverini, fanno quello che possono. Però capite benissimo che anche gli insegnanti di idoni romani sono idoni pure loro per malattia. Quindi anche noi sapevamo che la fatica più grossa l'avremmo dovuta fare noi e non ci siamo risparmiati mai. Quindi noi siamo ben felici se a turno da fuori, una volta viene uno, una volta viene un'altra, una delegazione importante che venga, perché quando noi andiamo lì glielo diciamo, sono venuti dalla Sicilia, sono venuti dalla Liguria, sono venuti dal Piemonte,
vengono nonostante veramente ogni giorno una scommessa alla vita. E gli abbiamo detto che rimanere nei posti dove siamo non solo significa garantire alla scuola un servizio formativo alto, perché noi siamo funzioni, svolgiamo delle funzioni che veramente sono importanti, funzioni che sono proprio funzioni strumentali. E questo noi gliel'abbiamo detto, l'ha detto anche lei, quindi se voi uscite devono poi chiamare altre persone, quindi naturalmente cominciano a capire che la spesa non c'è, capito? E ma perché loro non le sanno queste cose, non le sanno. Come queste state? Allora l'unico problema che ha detto però è una norma. Noi non abbiamo fatto riferimento all'emendamento che potrebbe uscire e il Padre Eterno ci deve fare la grazia, perché ci deve fare la grazia. Però la grazia la stiamo facendo noi che siamo qua. Perché è vero che è importante che nei palazzi del potere queste cose, però gliele possiamo far sentire solo noi. Ci vuole pure quello che la solo noi, appunto, solo noi che non abbiamo delegato nessuno e che siamo qui in prima persona. E su questo devo dire veramente, lo ridico, grazie a chi ci ha creduto in questa cosa, perché i Gobbas ci hanno creduto. E se non ci fossero stati i Gobbas, noi eravamo già ATA, magari ci avrebbero spostato un po' alla volta e voi ATA non avreste lavorato più. Quindi questa unione è fondamentale. Più siamo e più potere contratto, più potere avremo dopo, quando le elezioni si stanno avvicinando. Quelli sono 3.500, siamo noi, quindi siete 3.500 voi. Poi ci sono i 500, 599, 555, sono tanti. Ognuno di noi ha, vuoi che non abbia 5, 7, 8, 9, 10 persone appresso? È esponenziale il nostro valore, è il nostro, è quello che diciamo, e quindi il nostro potere. Ma questo potere si vede quando siamo qua. Se noi continuiamo a delegare, chi va, si siede, e poi, come ci hanno detto oggi, nemmeno parla di noi, e non trova lui la soluzione da portare. E quando noi abbiamo detto le funzioni strumentali, ci hanno detto no, perché la scuola ha già dato. Allora dobbiamo chiederci veramente che cosa loro fanno per noi. Quindi noi possiamo fare qualcosa per noi stando sempre in piazza, ma questo ce lo garantisce il supporto dell'Europa, perché gli altri, come vedete, sono stati capaci di dire, come abbiamo sentito in riunioni che hanno fatto nei sindacati, che loro sono stati inviati in prima linea. Noi non abbiamo mai. Voi di Napoli siete venuti? Sempre. Siete venuti noi quest'estate, qualcuno di voi è venuto, noi siamo stati qui 12 giorni là, noi a parte noi che siete venuti, gli altri non siamo venuti. Quindi le piazze, la forza è la nostra, questo dobbiamo dirci, lo capisco, noi non siamo più abituati, devo dire la verità, tanti colleghi, io ormai ti adesso imparo a conoscere pure gli ATA, però colleghi mi doni che per un anno, e da un anno, dal 7 settembre che ci vediamo e ci rivediamo, voi avete visto che io stamattina vi ho consegnati, tranne i nuovi, tutti gli altri li conosco ormai, ci conosciamo, affettivamente ognuno conta sull'altro e sa che può contare su chi c'è, e noi ci siamo. È chiaro che chi ha meno salute non ce la può fare a fare gli sforzi, però facciamo a rotazione, ma noi ci siamo sempre, ed è questa la nostra forza, è solo questa. Brava Vitti, comunque hai avuto un'offerta di lavoro, hai avuto un'offerta di lavoro, è passato l'allenatore della squadra di rugby della Nuova Zelanda come placcatrice. Scusate, io volevo fare un'affermazione a Titti, però non è che glielo dico all'orecchio, volevo capire una cosa. La funzione pubblica ritiene fattibile, spero ci riflettano, un passaggio con già 1.500 in mobilità? Noi gliel'abbiamo detto, siccome loro i numeri non ce li avevano, li abbiamo dati noi e glieli dobbiamo ridare meglio, e questa cosa li ha lasciati un po'.
perplessi, quindi su questa cosa ci devono riflettere e ci devono far sapere. Allora, altro dirvi non so, se non che ci sentiamo, abbiate pietà se voi mi mandate le mail, io non vi rispondo subito e qualche volta me le perdo, però voglio dire, accontentiamoci quello che arriva con le forze che abbiamo, non abbiamo un sindacato pagato per fare queste cose. Noi facciamo tutto sulle nostre energie, quindi quello che facciamo veramente lo stiamo facendo con tutta la dedizione possibile. Ok, grazie, vi facciamo sapere quale sarà la prossima. Grazie a voi, perché grazie a noi, grazie e manteniamoci forti.